In un momento in cui sicuramente si continua a parlare di difficoltà, di assenza di lavoro, è possibile creare lavoro da un'economia di tipo sociale. Che cosa significa questo in concreto? Significa un'economia che mette al centro soprattutto il valore delle persone, sostanzialmente, credendo anche nel valore del capitale, degli asset industriali e quant'altro, però mettendo al centro dell'attenzione proprio le persone. E da questo punto di vista, siccome si mettono al centro le aspettative, i bisogni e le competenze delle persone, è un naturale veicolo di creazione di occupazione. Basti pensare che l'economia sociale italiana crea oltre 2 milioni di posti di lavoro in Italia, tra cooperative, associazioni, fondazioni e quant'altro, ma soprattutto è un settore in forte crescita, in molteplici settori di attività. Ormai, come dire, è un attore forte anche della creazione di occupazione a livello locale, ma ormai su scala nazionale anche. È un'economia che sta in piedi? Sì, è un'economia che sta in piedi, certo. Ovviamente vive in un contesto sociale e economico difficile, come tutti i soggetti, raccoglie anche quelli che sono gli elementi di sfida e di difficoltà, però è un'economia che sta in piedi, anche perché cerca in qualche modo di valorizzare al massimo quelle che sono le competenze, ma anche gli elementi di valore che si originano a livello locale. È un'economia che bada molto a quello che c'è sui territori, in termini di competenze, di capacità, di infrastrutture, di tradizioni e di culture, e le mette a valore dentro realtà di natura imprenditoriale, che operano sia su mercati privati che su mercati pubblici. In questo non sono molto differenti dalle imprese tradizionali, però diciamo c'è molta più attenzione a quella che è, come dire, l'elemento della competenza delle persone e gli elementi di valore che nascono a livello locale, nei territori. Nell'economia tradizionale ci insegnano che se c'è chi ha di più, da un'altra parte ci sarà qualcuno che ha di meno. Come fa invece questo tipo di economia a garantire, diciamo, degli standard dignitosi per tutti? Diciamo che lo fa, o cerca di farlo, perché anche qui ci sono esempi eccellenti e ci sono, come dire, delle situazioni anche che, come dire, sono in sofferenza o non sono in grado di rispondere a questo tipo di missione, però cerca di farlo attraverso una funzione redistributiva più ad ampio raggio. Cioè le risorse che raccoglie, più che cercare di concentrarle dentro un gruppo ristretto di persone, che di solito sono, che ne so, gli azionisti dell'impresa, i finanziatori, eccetera, cerca di redistribuirle a più ampio raggio, a tutta una serie di interlocutori che sono i lavoratori dell'impresa, i beneficiari delle attività, ad esempio proponendo dei prezzi dei beni e dei servizi che consentono anche l'inclusione di clienti che magari non dispongono di redditi particolarmente elevati. Lo fa attraverso redistribuendo anche la comunità territoriale di riferimento. Cioè il problema, secondo me, non è solo accumulare, no, le risorse, è come si redistribuiscono. E da questo punto di vista credo che l'economia sociale abbia da insegnare, sia un buon esempio di come è possibile redistribuire a più ampio raggio le risorse che si riescono a raccogliere, poche o tante che siano. Il problema è la redistribuzione. Ci sono dei settori in cui va più forte l'economia sociale, ma potrebbe essere almeno idealmente proponibile a tutti i settori produttivi? Sì, diciamo che è proponibile a tutti i settori produttivi, è ampiamente, come dire, declinabile in tutti gli ambiti di attività. Ne sottolineo un settore che secondo me è molto importante per far capire anche quanto è rilevante questo ambito di attività, che è l'ambito dell'agricoltura. Nell'ambito dell'agricoltura c'è moltissima economia sociale.